finisce 2-0 per il Roma City, lo scontro dell'undicesima giornata del girone F di Serie D, con il Sora che gioca bene ma spreca le sue occasioni, e il Roma City invece è più cinico e vince nel secondo tempo. Un Sora che deve fare a meno di Capitan Mastrantoni infortunato e anche di Gagliardi influenzato. Il mister Campolo cambia lo schema presentando i suoi in campo con un 4-2-3-1. Il Sora parte bene, già al dodicesimo Tribelli compie una bella accelerazione, entra in area ma il suo tiro è alto. Al quattordicesimo ci prova Ippoliti e ancora la conclusione finisce a lato. Al ventunesimo, bella occasione ancora per i bianconeri con il tiro cross di Ippoliti che trova una deviazione sul primo palo, pronto il portiere ospite dichiara a respingere. Poi sugli sviluppi c'è uno scontro con Tribelli, sembra esserci calcio di rigore ma l'arbitro fa cenno di proseguire tra le proteste generali. Al ventiquattresimo ancora Sora pericoloso con Irillo, colpo di testa che non inquadra la porta. E al 32esimo si vede Roma City pericolosissimo con il capocannoniere di Renzo che manda a lato un colpo di testa sfiorando il palo alla destra di Crispino. Nel secondo tempo inizio fotocopia del primo, del Sora che parte bene, sfiora per tre volte in vantaggio ma spreca le sue occasioni. Al sesto Orsi al pallone buono sul sinistro, tiro centrale, riesce a parare di Chiara. All'ottavo grande occasione con Tribelli, tiro velenosissimo, Di Chiara si allunga a deviare in corner e poi ancora una bella azione del Sora al ventesimo con Orsi che impegna Di Chiara in calcio d'angolo, poi sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, colpo di testa di poco alto di Gubellini. Al ventitresimo però arriva la svolta della partita, la prima occasione della ripresa, il Roma City colpisce con il capocannoniere di Renzo che riesce ad insaccare nonostante il tentativo di respinta di Crispino dopo una ripartenza da parte del Roma City. Al 34esimo stesso Crispino riesce a salvare il raddoppio del Roma City che però un minuto dopo arriva al termine di una bella azione con la respinta di Crispino al limite dell'area dove era appostato Gelonese che insacca in maniera precisa il 2-0. Sora subisce il colpo e non riesce a reagire e nonostante una buona prova arriva un'altra sconfitta casalinga, ma la classifica ancora sorride ai bianconeri che sono al momento fuori dalla zona play-out. E domenica prossima trasferta in casa della Vigor Senigallia.